Ed Antonio parte con il giovane Mazzucchelli assieme a Ferrarese, Bedetti, Requena e Bay. Quindi Requena parte da 4 contro Poltroneri, Bay contro Zacchetti, Bedetti contro Di Vicaro in teoria, poi bisogna vedere se va o Zampolli o Piazza contro Ferrarese e chi resta andrà contro Mazzucchelli. Sì, esatto, diciamo che è andato coach Di Antonio ad opporre i suoi due giocatori più fisici ai due lunghi di Udine. Comincia la partita, primo possesso per Zinovi, cintura lacciatissima stasera in diretta streaming su fvgsportchannel.com. Mazzucchelli trova subito un po' sbasso back e interrompe in maniera frettolosa il palleggio. Mazzucchelli suona di fondo contro Zampolli, reverse, non va, rimbalzo per Johnny che fa viaggiare il pallone, andrà a piazza, non riesce a rifornire nell'angolo di Vicaro, arriva a rimorchio Gel Zacchetti, il taglio di Zampolli, poi Poltroneri subito da 3 punti, non va, rimbalzo e per Bedetti. È appena cominciata la partita, Bedetti però cerca di tenere il ritmo alto, la palla viene persa, rimessa per la Gessan. Non l'abbiamo detto, ci scusiamo con i diretti interessati, i due arbitri sono due leccesi, Leggero e Marzo. Sì, abbiamo visto subito Orzinuovi a zona, vedremo difesa un po' adeguata qui per coach Di Antonio. Per provare a non subire la fisicità di Udine. Poltroneri, altro giro, altra corsa, non va la conclusione dall'arco, il rimbalzo è per Requena, riceve subito il pallone Ferrarese su cui ora c'è Zampolli. Si vede che in precedenza Johnny era rimasto contro Mazzucchelli per caso, diciamo così. Beh, taglia molto bene verso il canestro e converte i primi due per gli ospiti. GSA 0, Orzinuovi 2, 8 minuti 50 secondi alla fine del primo quarto. Ancora zona per Orzinuovi, che in attacco ha sfruttato l'ottimo movimento in pick and roll di Bay, un giocatore molto mobile, bravo a rollare velocemente a canestro e ha preso il tempo a Zacchetti. Piazza da 3 punti, non va nemmeno lui, Zampolli svetta il rimbalzo, recupera il pallone, 3 volte Udine ha tirato da 3 punti, ora forse è il caso di andare fino al capolinea, no? Lo hai detto tu, c'è una difesa a zona molto adattata a quella di Orzinuovi. In questo caso perché Orzinuovi è andata a raddoppiare su Zacchetti in post basso? È sicuramente la zona come raddoppio è sintomo che Di Antonio ha paura della fisicità di Udine e Udine non deve farsi ingolosire dal tiro da fuori. Orzinuovi sta lasciando un po' di spazio agli esterni, ai tiratori friulani, quindi deve cercare di andare al ferro, di mettere la palla dentro nel pitturato dove è sicuramente più forte. Ora c'è Andrea Piazza contro Ferrarese che interrompe il palleggio, non viene trovato Bay nel cuore dell'area. Vedete ancora in palleggio contro Vincenzo Di Vicaro, 8 secondi su 24 per Orzinuovi. Di Vicaro va per terra, c'è fallo della difesa. Sì, il primo fallo di Vincenzo Di Vicaro. Sì, attacco paziente di Orzinuovi che non riesce ancora a correre e prova a giocare per i 24 secondi sfruttando il pick and roll di Michele Bay e gli uno contro uno dei suoi esterni. Rimessa per Orzinuovi, riceve Ferrarese contro Andrea Piazza, beh, porta un piccolo l'alto, rolla verso canestro, non riceve Mazzucchelli contro Zampolli, passo incrociato, non va, poi arriva beh con il tap-in. GSA 0, Orzinuovi 4, 7 minuti 54 secondi alla fine del primo periodo. Vedremo come attaccherà Udine perché non può continuare a sparare da fuori. Orzinuovi è andata bene in partita e anche Udine adesso deve cominciare a giocare. Di Vicaro contro Requena lo batte, poi lo scarico per Gio Zacchetti che fa saltare il difensore, tiene contatto, non c'è il fallo, altro rimbalzo per Orzinuovi. Dall'altra parte Ferrarese non fa viaggiare il pallone, un altro piccolo all'alto portato da Requena, crolla molto bene verso il canestro, non riceve, anzi lo fa adesso da Bedetti. Requena contro Zacchetti, poi Requena si alza con la mano destra e Orzinuovi sale sul più 6 con 6 punti segnati tutti dai propri lunghi. Sì, Udine è un po' molle in difesa, deve essere più aggressiva perché la circolazione di palla di Orzinuovi è molto valida. Johnny Zampolli sbaglia la prima conclusione, viene lanciato il contropiede di Orzinuovi che viene completato con la schiacciata di Requena. Orzinuovi sale sull'8-0 e Coach Cospaci chiama time out. Siamo stati purtroppo per Udine buoni profeti. L'assenza di un giocatore importante ha gasato Orzinuovi che è partita benissimo, ha cercato di sfruttare la velocità dei suoi lunghi con i pick and roll e Udine in questo momento è un po' molle come approccio alla partita. Sicuramente Luca Corpacci riuscirà a scuotere la sua squadra. Numero 12 di Orzinuovi che seguivamo in passato per quanto ci riguarda anche quando giocava a Diseo assieme all'Acquaviva, che è stato un giocatore ad aver giocato anche in Fortitudo, quindi un campionato quello di B2 negli anni che è sempre cresciuto di livello. Sì, sicuramente
Orzi Nuovi è l'emblema di come il livello del campionato sia veramente molto molto alto. Ci sono tanti giocatori che hanno fatto diverse stagioni importanti in Serie B. Non c'è una squadra in cui c'è uno o due giocatori forti, qua ci sono squadre con 7-8 giocatori di altissimo livello. Che cosa avrà detto Coach Corpace ai suoi? Penso un sonoro svegliatevi, e penso a livello tattico sicuramente di andare ad attaccare il ferro, perché la difesa di Orzi Nuovi non è il massimo e quindi Udine può andare ad attaccare dentro. Andrà Piazza per Zampolli, batte Bedetti, lo scarico sul di fondo per Di Vicaro. Andrà Piazza, batte la prima linea, lo scarico da Poltroneri a Zampolli che commette infrazione di passo in partenza. Poltroneri forse avrebbe dovuto sparare la trippa nonostante i due errori in precedenza. Sì, forse ha seguito le indicazioni del suo coach, sicuramente valide, e non si è preso questo tiro a tre punti che sarebbe stato il quarto su cinque azioni. Attacco per Orzi Nuovi, Bedetti contro Di Vicaro, rifornimento per Requena che fronteggia canestro contro Poltroneri, Bedetti, non c'è frazione di passi e Orzi Nuovi è sul 10-0 quando mancano 6 minuti e 33 secondi alla fine del primo quarto. Molto bravi i ragazzi di Coach Di Antonio a cercare la palla dentro, a capire che lì c'è il mismatch favorevole in questo momento. Altra palla persa per Age Sarcia, il fallo di Andrea Piazza contro Mazzucchelli che andrà in lunetta con due tiri liberi. È pronto il primo cambio per la GSA. Pilotti sostituirà uno degli esterni, nella fattispecie Di Vicaro. Andiamo con quintetto alto e vediamo di mettere la palla dentro. Penso che questa è l'idea di Luca Corpace. Da linea carità Mazzucchelli quando mancano 6 minuti e 21 secondi alla fine del primo periodo sul punteggio di GSA 0, Orzi Nuovi 10. Mazzucchelli si prepara per la prima conclusione dalla linea della carità, sbaglia il primo tiro libero. Orzi Nuovi che è arrivata a Cividale già ieri sera e stamattina ha sostenuto la seduta di rifinitura proprio come la GSA sul campo di gara. Mazzucchelli fa 0-2, rimbalza per Joel Zacchetti. Ora è il momento dei primi punti per Udine. Assolutamente, deve essere. Pilotti per Zampolli, sempre difesa a zona molto adattata, in partenza 2-3, quella della Gaga Milano. Andrà Piazza per Zampolli a spazio da tre punti, va! È sempre magia, Johnny Zampolli, Udine 3, Orzi Nuovi 10. Buona circolazione di palla e Giovanni Zampolli, giocatore di grande carattere, si è preso questo tiro da tre e ha finalmente rotto ghiaccio per Udine. Si fanno sentire i tifosi della GSA, corsa per la sport di Cividale, Bay contro Zacchetti, non c'è frazione di passi, ci sono i due punti di Bay. Coach Corpacci manda in campo Marco Mlinar, c'è bisogno del suo atletismo, della sua velocità di piedi, della sua capacità di tenere l'uno contro uno. Joel è un po' in difficoltà contro i veloci lunghi di Orzi Nuovi. Andrà Piazza per Joel Zacchetti che segna in reverse, Udine 5, Orzi Nuovi 12, 5 minuti 22 secondi alla fine del primo quarto. La trippa di Zampolli ha un po' aperto la scatola di Orzi Nuovi e infatti Andrea Piazza in questa azione appunto ha trovato lo spazio per la penetrazione per un ottimo assist a Zacchetti. C'era stata la medesima azione, diciamo così, in precedenza, no? Quando Gio Zacchetti aveva tenuto il contatto ma aveva sbagliato la conclusione. Ecco quanto cambia segnare dall'arco. No, sicuramente è anche vero che bisogna segnare da fuori ma anche andare a cercare i punti dentro l'area, soprattutto contro la zona, perché se no ti adegui a quello che vuole la difesa, che è tenere la palla lontano dall'area pitturata. Bay contro Zacchetti nel cuore dell'area, Bay, lo scarico fuori per Ferrarese da tre punti, non va primo ferro, rimbalzo è per Poltroneri, possesso è vivo per Udine, andrà Piazza verso Jonathan Zampolli, arriva a rimorchio Zacchetti, non si prende la tripla, mette la palla per terra, la mezza Veronica, Gio Zacchetti cadendo all'indietro, primo ferro non va, a rimbalzo e per Mazzucchelli. 4 minuti 45 secondi alla fine del primo quarto, palla in mano per Orzi Nuovi, Bedetti, sogno di fondo, c'è fallo in attacco, no, due punti per l'esterno di Orzi Nuovi perché Pilotti era con i piedi dentro il semicerchio. Sì, ottima penetrazione di Bedetti che ha spinto su questa mezza transizione e ha trovato sul contatto un ottimo canestro. Difesa uomo ora per Orzi Nuovi, Gio Zacchetti sbaglia il ribaltamento di lato, però c'è anche una palla persa per Orzi Nuovi in contropiede. Cambio per Udine, uscirà Gio Zacchetti ed entrerà Marco Mlinar. Udine 5, Orzi Nuovi 14, 4 minuti 15 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco.
Udine deve cominciare a trovare ritmo in attacco, sta muovendo la palla un po' troppo lentamente, deve cercare di giocare più penetra e scarica perché ha i giocatori per andare dentro, anche contro la zona. Pilotti verso Jonathan Zampolli, il palleggio dietro la schiena, poi si arresta, tutto regolare, la palla è viva, Poltroneri si prende la linea di fondo, lo scarico per Mlinar che segna da sotto misura, e Mlinar adotta un po' di trash talking con Michele Bay. Sì, ci vuole l'aggressività di Marco Mlinar per questa Udine. Adesso Marco ha tirato subito fuori i denti e ha detto subito a Bay che la sua partita prenderà un'altra piega. Sbaglia Bedetti in penetrazione, andrà a piazza per Poltroneri in transizione da tre punti. Davide Poltroneri, Udine 10, Orzinuovi 14. 3 minuti, 30 secondi alla fine del primo quarto, mentre è pronto Peppanello sulla sede dei cambi per Udine e Panni per Orzinuovi. Ha avuto subito impatto Marco Mlinar, sia col canestro, sia con la difesa, sia con l'atteggiamento del corpo. E qua recupera un buon rimbalzo e vediamo come attaccherà Udine, che sicuro ha la possibilità di ridurre ancora lo svantaggio. Zampolli chiama Sam Linar mentre Orzinuovi è tornata a zona. Sì, è sempre zona, anche matchup, no coach? Sì. Tomlina per Zampolli, ricezione un po' difficoltosa con l'uomo addosso. Zampolli, l'arresto, il tiro da due punti. Jonathan Zampolli e Udine in pochi minuti, è a meno due. Orzinuovi difende molto l'area, concede a Udine di muovere la palla velocemente sul perimetro, e questo i giocatori udinesi devono sfruttarlo al massimo, non solo accontentato il tiro da fuori ma cercando di attaccare uno contro uno. Andrà a piazza, quasi calcia il pallone da Bay, poi la stoppata di Mlinar, rimessa per Orzinuovi con 5 secondi sul cronometro dei 24. Cambio per Udine, fuori piazza, dentro Anello dall'altra parte, entra Pagna al posto di Mazzucchelli. Sì, rimessa, cambio interessante, vedremo l'impatto di Panni. L'ex pirimberghese Bay sta giocando molto bene, vedremo cosa farà il giocatore che ha vestito la maglia della Friuli Adria Pordenone lo scorso anno, e vedremo anche se Pepe Anello riuscirà a dare un po' più di verve sia in difesa sia in attacco alla sua squadra. Fuori Requena, dentro Longobardi per Orzinuovi che ha 5 secondi sui 24 sulla rimessa. Ora Panni trova Bedetti, rincula contro Poltroneri, cadendolo indietro Bedetti, non va in and out, e rimbalzo per Mlinar. Possesso per la Gessa per impattare o per andare avanti per la prima volta nel match. Zampolli, mezza da di arresto e tiro. Jonathan tiene il contatto, si alza, sbaglia, rimbalzo per me. In questo caso Johnny ha abusato troppo forse dell'uno contro uno. Lo scarico per Ferrarese, il pick and roll portato in questo caso da Panni in una situazione un po' balorda, diciamo così, ma soprattutto anomala. Bay viene raddoppiato, il pallone arriva sui piedi di Bedetti che poi converte a canestro, un tiro con elevato coefficiente di difficoltà. Sì, anche un'azione conclusa positivamente nonostante un gioco non esattamente lineare da parte di Orzinuovi. Pilotti batte in penetrazione o comunque cerca di fare Longobardi che spende un fallo. È il primo fallo di squadra per Orzinuovi. Cambio GSA, fuori Zampolli, rientra piazza. Rimessa in attacco per GSA con 14 secondi sul cronometro 24. Cambio Orzinuovi, rientra Requena ed esce Bay. Doppio playmaker per Luca Corpacci. Mentre Eli Antonio ha tolto il suo unico pivot, pseudo pivot, cioè Michele Bay, per giocare con due numeri 4 Longobardi e Requena. Peppanello trova Pilotti da tre punti, non va a Padre Pio. Primo Ferra, rimbalza per Ferrarese. Udine non è riuscita a cavalcare l'inerzia. Quando era arrivata a meno due, viene battezzato. Vedete che spara la tripla, la sbaglia. Rimbalzo è per Pilotti. Sì, un po' troppo spazio concesso a Vedetti che non ha punito. Ma Udine deve tornare a sfruttare gli errori di Orzinuovi, a fare canestro e a rientrare. Come fa adesso molto bene Poltroneri. Vediamo la pressione di Anello su Ferrarese, sarà molto importante la difesa dei playmaker di Corpacci, perché Ferrarese è il motore del gioco di Orzinuovi. Meno due per la GSA, Panni interrompe il palleggio, Ferrarese trova Longobardi da tre punti, la direttrice è corretta, proprio davanti alla nostra postazione Longobardi spara la tripla e la segna. Molto bravo Orzinuovi a muovere la palla,
Longobardi è un ottimo tiratore e ha punito la difesa di Udine. Ancora Udine che muove la palla contro questa difesa molto adeguata di Orzi Nuovi, non riesce a trovare le penetrazioni, muovendo la palla solo orizzontalmente si arrivano questi tiri difficili come questo dei Poltroneri. Longobardi, altro giro, altra corsa, ne mette un'altra e sale a più 8 Orzi Nuovi, 14-22 quando mancano 15 secondi alla fine del primo quarto. Orzi Nuovi potrebbe spendere 3 falli di squadra per impedire alla Gessa di andare alla conclusione. Pepanello, il pareggio di questo tiro no, si arresta sul ribaltamento di lato, c'è il fallo di Poltroneri, è antisportivo, quindi tiri liberi, rimessa da metà campo per Orzi Nuovi. Brutta palla persa e fallo antisportivo giusto di Davide Poltroneri. Udine ha giocato molto male questa ultima azione del primo quarto. Speriamo che la prima interruzione riesca a scuotere i ragazzi di Luca Corpacci, che sono partiti un po' mosci, forse anche l'ambiente è diverso dal caldo Marangoni non li sta aiutando, ecco. Sbaglia il primo tiro libero Bedetti, altra chance per lui e fa 0 su 2 assieme al 0 su 2 di Mazzucchelli, fa 0 su 4 rimessa per Orzi con 4 secondi e 5 decimi sul cronometro della partita. Udine potrebbe commettere un fallo di squadra per impedire a Orzi Nuovi di andare al tiro. Panni in palleggio, resta il tiro, Panni allo scadere segna e Orzi Nuovi va alla prima pausa sul più 10, 14-24. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramica, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e i due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Quintetto per la GSA, Piazza, Anello, Di Vicaro, Pilotti, Mlinar per Orzi Nuovi.
Ferrarese, Panni, Bedetti, Longobardi e Requena. Anello e Mlinar devono cambiare faccia a Udine con la loro aggressività, con il loro carisma, devono riuscire a caricare i compagni, perché Udine ha bisogno di avere una scossa, ecco. Io ci metto nel mezzo anche padre Pilo, Andrea Pilotti. Pilotti deve completare il lavoro col suo mortifero tiro a tre punti. Brutta palla persa di Anello, Panni può correre, vedremo. Per fortuna per Udine non si concretizza la transizione. Palla persa per Ozinuovi, Mlinar lancia Pepe Anello, un 3 contro 1 per la Gessea, Pepe Anello scarico per Vincenzo Di Vicaro e sono 2. Gessea 16, Ozinuovi 24, 9 minuti, 30 secondi alla fine del primo tempo. Ora Pepe Anello cerca di montare un po' di pressione addosso ad Alessandro Panni. Questo è l'atteggiamento giusto, Anello deve attaccarsi a Panni, non farlo respirare e Udine deve assolutamente stringere le maglie in difesa. Troppo passivi nel primo tempo, adesso mi sembrano decisamente con altro piglio. Ferrarese batte in palleggio, resta il tiro, Andrea Piazza che poi recupera rimbalzo sull'errore di Ferrarese. Andrea Piazza cerca di tenere il ritmo alto, però i suoi compagni di squadra non riescono a correre troppo velocemente a suo fianco. Andrea Piazza batte la prima linea, lo scarico per padre Pilo, da tre punti non va, poi Mlinar a rimbalzo, è il più lesto di tutti, come te fa l'Orequena. Rimessa in attacco per Udine con Gioia Zacchetti pronto sul cubo dei cambi per sostituire Mlinar. Vediamo. Zacchetti per Mlinar, sì, dall'altra parte rientra subito Bay, quindi una partita a scacchi tra due allenatori al posto di Requena. Sì, come Eli Antonio, come ha visto Zacchetti sul cubo del campo, ha subito messo di nuovo dentro Bay per provare a sfruttare la velocità del lungo Perugino contro la fisicità di Joel. Lungo tifosissimo della Roma, intanto Di Vicaro da tre punti, va il bomber Vincenzo Di Vicaro. Ozinuovi lascia a Udine la circolazione di palla e Udine deve sfruttarla con le penetrazioni oppure con Di Vicaro che se ha spazio diventa micidiale. Bay, un tiro in movimento, non va, rimbalzo per Pilotti, Andrea Piazza riceve l'apertura, va dall'altra parte, arriva il pick and roll alto portato da Joel Zacchetti, Andrea Piazza pareggia questo tiro, non va, rimbalzo, recupera il pallone Longobardi. Sì, è un buon palese questo tiro di Andrea Piazza, forse doveva farlo un po' più convinto, mi è sembrato poco deciso nell'arresto, però una buona lettura. Adesso Udine deve continuare a tenere in difesa, ma Ozinuovi va subito da Michele Bay contro Zacchetti. Ferrarese si prende la tripa dal palleggio e la mette. Simone Ferrarese riporta Ozinuovi più 8, 19 a 27 quando mancano 7 minuti e 57 secondi alla fine del primo tempo. Pilotti subisce il fallo, segna, gioco potenziale da 3 punti per padre Pilo. Ingenuità di Bay che ha messo le mani addosso a Pilotti che non ha perso un attimo a buttare la palla per aria, a trovare un ottimo fallo e vale. Buon attacco di Andrea Pilotti. Abbiamo visto Ferrarese segnare con la prima tripla della sua partita, lui che è un pretoriano di coach Eli Antonio, è un giocatore che quando serve si fa sempre trovare presente. Ferrarese che con Mazzucchelli sono gli unici due ad essere stati confermati dall'altro anno. Si dicono mi dicono perché giocare per coach Eli Antonio è molto impegnativo, se loro sono rimasti vuol dire che hanno i cosiddetti quadrati. Panni, il rifornimento per Bay, il recupero per Di Vicaro, Pepanello chiama lo schema, arriva Gioia Zacchetti per un picchero all'alto contro la difesa uomo di Ozinuovi. Padre Pilo ribalta verso Vincenzo Di Vicaro che non ha lo spazio di alzarsi per una tripla ignorante, palla persa per Di Vicaro, rimessa Ozinuovi. Un po' di errori gratuiti da entrambe le parti, peccato perché Udine aveva un'altra chance per rientrare. Possesso per Orzi con Pepanello che cerca di pressare sempre abbastanza Panni. Va per terra Anello, tutto regolare, Panni segna, il canestro è buono, no il canestro non è buono, fallo in attacco, Eli Antonio protesta con gli arbitri, Eli Antonio si rivolge verso il commissario Cerebuk, quindi fallo in attacco e non è valido il canestro. Sinceramente non ho capito questa decisione degli arbitri. Che hanno annullato il canestro per un fallo lontano dalla palla, come si direbbe nel calcio, di Michele Bay, ma buon per Udine che ha un'altra chance per ridurre lo svantaggio.
Pilotti viene battezzato, arriva Ferrarese contro di lui, di Vicaro, rifornimento per Joel Zacchetti in post basso, Joel contro Bell, Joel arriva proprio quasi sotto al canestro, Joel Zacchetti ne mette due, Udine a meno tre, 24 GSA, 27-29, 7 minuti esatti alla fine del primo tempo. Importantissimo che Joel entri in partita perché Orzinuovi non ha un giocatore per poter arginare in post basso. Bei da tre punti, non va, rimbalzo lungo conquistato da Bedetti sul quale commette fallo Joel Zacchetti e ci sarà una rimessa in attacco per Orzinuovi. Sì, di Vicaro si è dimenticato Bedetti sul tagliafuori e il brutto tiro di Bei purtroppo è finito nelle mani dei giocatori ospiti che adesso possono sfruttare 14 secondi una rimessa laterale. Fra qualche istante secondo me entrerà Zampolli per Anello, forse vedremo anche faccio un azzardo anche se sta lavorando molto bene in difesa Anello contro i play avversari. Ferrarese da tre punti, non va, rimbalzo per Pilotti, prende l'apertura per Panello che gioca controllato, possesso per la GSA che ha meno tre, difesa uomo ora per Orzinuovi, Pilotti da tre punti, padre Pilo, parità 27-27, 6 minuti 24 secondi alla fine del secondo quarto. Anello voleva giocare controllato ma quando Pilotti ha spazio deve fare canestro. Dall'altra parte Orzinuovi però trova subito il fondo del secchiello e ritorna avanti con Bedetti. Sì, peccato perché la tripla di Pilotti non è stata seguita da una buona difesa e Bedetti ha trovato subito due punti. Di Vicaro contro Panni, poi andrà a piazza per Joel Zacchetti, Joel contro Bei, linea di fondo, Joel Zacchetti, semigaccio sinistro, non va, il rimbalzo per Ferrarese. Andrà a piazza, si accoppia subito contro il suo ex compagno di squadra Castelletto, Ferrarese per Panni sul quale c'è Vincenzo Di Vicaro, sale Bei per un picchero l'alto, accetta cambio difensivo Pilotti, Panne apre verso Ferrarese, però Pilotti spende un fallo. Sì, un contatto un po' veniale che forse potevano anche lasciar correre. Adesso vediamo un altro cambio di assetto per Orzinuovi che torna a giocare con due numeri 4 e adesso sarà Rechegna a dover vedersela contro Joe Zacchetti e Joe Zacchetti contro Rechegna, quella sulla velocità. Fuori Bei, dentro Requena appunto, rimessa in attacco per Orzinuovi con Bedetti che non è ancora mai andato a riposare se non sbaglio. Sì, mi sembra che lui e Ferrarese siano in campo dall'inizio della palla 2. Ferrarese per Bedetti, non si è coperta triangolo verso Requena, Bedetti in penetrazione, apre verso Panni, l'extra pass arriva nelle mani di Longobardi, poi un altro passaggio per Bedetti che aveva messo i picchetti della tenda nell'area, però per gli arbitri è tutto regolare, non c'è frazione di 3 secondi, più 4 per Orzi. Sì, ottima azione di Orzinuovi che ha mosso bene la palla e adesso chiamato da Massimo Fontanini arriva Jonathan Zampolli, vediamo per chi. Joel Zacchetti contro Longobardi, Joel rincula, ancora Joel in palleggio, lo scarico per Pilotti che va di reverse, padre Pilo meno due per la GSA. Bellissimo, bellissima combinazione tra i due lunghi di Udine, ottimo asset di Zacchetti per Pilotti che si fa trovare pronto sotto canestro. Due indiziati per uscire sono Anello e Piazza, secondo me, vedremo, poi magari uscirà Di Vicaro che lo sta andando a Pepanello, recupera il pallone contro Ferrarese, Pepanello aspetta l'arrivo dei rinforzi, commette fare un attacco, sì Pepanello, palla persa per la GSA, in questo caso mi permetto di dire questo, Pepe avrebbe dovuto a questo punto aspettare del tutto l'arrivo dei compagni e non attaccare con qualche secondo di ritardo in uno contro uno. Sicuramente è anche vero che i compagni non hanno seguito il contropiede di Pepanello che in quella situazione lì ha provato ad attaccare contro Ferrarese. Concorso di colpa tra Anello e chi non è venuto a dargli una mano. Sono d'accordo, bravo. Si va al time out sul punteggio di 29-31, time out richiesto dalla panchina ospite. Vediamo i tabellini aggiornati. Sul 29-31 per la GSA, Zacchetti 4, Zampolli 5, Di Vicaro 5, Poltroneri 5, Minar 2 e Pilotti 8. Per Orzinuovi invece Ferrarese 3, Bedetti 10, Requena 4, Bei 6, Panni 2, Longobardi 6. Aggiornamento da Corno di Rosazzo, siamo sempre fermi alla fine del primo quarto, no scusate, siamo a metà del secondo quarto, sempre avanti Montebelluna più 9, 30-39. E continua la sporatoria in quel di Corno, vediamo, speriamo che la difesa dei ragazzi di Luca Cittadini metta le briglie
ai giocatori di coach Nicola Mazzarioli, che si stanno veramente facendo una grande partita in quel dicono di Rosazzo. Tra cui gioca un tale Luca Sottana, che ha scaldato i tempi, la panchina della Benetton in Eurolega, i tempi d'oro con Messina, e anche giocava. Sì, infatti 12 punti per Luca Sottana, uno dei migliori tiratori nel Triveneto. Si ritorna in cronaca diretta da Cividale, dove la GSA sta affrontando Orzi Nuovi. Avanti la formazione, che ora è in attacco a più 2, 29-31. Vedetti va in penetrazione contro Gio Zacchetti, alza la parabola, non va, rimbalzo per Joel, la palla esce. L'ultimo tocco è stato del numero 7 della GSA, rimessa attacco per Orzi. Si è uscito Andrea Piazza, è entrato Jonathan Zampolli, che dovrà dare un po' di verve all'attacco di Udine, che non giocando benissimo però è a meno 2. Questo secondo me è un buon segno per i ragazzi di Luca Corpacci, che non stanno facendo una grande partita ma sono lì. Peppanello contro Ferrarese, che spara la tripla, non va, primo ferro, rimbalzo per Piloti. Ferrarese che imita tantissimo Kiwen Garris, allungando sempre il piedino per cercare di subire fallo. Sì, è un giocatore molto esperto che prova a rubare con mestiere qualche fallo. Di Vicaro fino al capolinea, 31 pari quando mancano 3 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo. Ottima penetrazione di Vicaro, che è andato fino al ferro, lui che di solito preferisce stare dietro l'arco, e consegna il primo pareggio alla sua squadra. È grande difesa anche. Per dire a tutta, scusami, è la seconda volta, perché il pareggio c'è stato quota 27 con Piloti al 13°. Intanto esce padre Pilo e rientra Davide Poltroneri. Dall'altra parte fuori Vedetti ed è rientrato Mazzucchelli. Pardon, non mi ero accorto del precedente. Non pareggio. C'è problema, tranquillo. Ci diamo una mano a vicenda. Intanto Poltroneri in palleggio, trova Joel Zacchetti che spara la tripla. Joel Zacchetti di tabella non dichiarata, ma Udine va avanti 34-31. Il capitano coraggioso Joel, fortunato, sta bene. Finalmente Udine sembra aver trovato un po' di fiducia sia in attacco che in difesa, soprattutto da tre punti. Mazzucchelli, primo ferro, rimbalzo per Peppanello. Udine sembra in un'altra rottura prolungata, però favorevole stavolta, non sfavorevole. Poltroneri trova Joel Zacchetti che si prende un'altra tripla, non va, a rimbalzo e per la difesa. Mlinar è pronto sul cubo dei cambi per sostituire Joel Zacchetti alla prossima pausa utile. Panni lascia dietro Di Vicaro, che però rinviene molto bene, accetta cambio difensivo il bomber. Mazzucchelli batte la prima linea, il pareggio resta in tiro, c'è il fallo di Zacchetti, c'è il canestro, no, perché Mazzucchelli è sfortunato, però il numero 4 di Orzi andrà in netta con due tiri liberi, mentre fra pochissimi istanti Mlinar sostituirà il capitano della GSA. Si entra Marco Mlinar, Zacchetti però ha dato la sua contributo alla squadra, non solo con la tripla di tabella ma anche col gioco interno e con una buona difesa. Rispetto al primo quarto è nettamente cambiato l'approccio difensivo di Udine, che sta giocando con molta più aggressività, non concedendo la circolazione di palla a Orzi Nuovi, che ha sbagliato anche un paio di triple aperte, un po' come le aveva sbagliate la GSA nel primo quarto. Continua il momento no della lunetta dei ragazzi di Eli Antonio, che stanno regalando un po' troppo. Speriamo continui così, soprattutto per Udine. Ancora Mazzucchelli dalla linea della carità, fa 1-2. Dovrebbe essere il primo tiro libero segnato da Orzi nella partita. No, non mi esprimo più visto che mi hai già cazziato una volta. Dopo controlliamo, va 34-32 il punteggio per i friulani. Peppanello in penetrazione, c'è il fallo e Anello andrà lunetta con due tiri liberi. Sì, penetrazione insistita di Giuseppe Anello, che trova un buon fallo e due tiri liberi, molto importante perché costringe Arecchini al secondo fallo e regala una buona opportunità alla sua squadra dalla linea della carità. 1-6 per Osinovi di squadra fino adesso. E questa è anche, ma Udine deve segnare, perché sennò i regali di Osinovi poi non li scarta. Si fa pari e patta, no? Anello, altra chance, fa 1-2. Udine ritorna a più 3, 35-32. Quando mancano 2 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, mentre Jonathan Zampolli monta un po' di pressione addosso a Panni, lo show difensivo di Mlinar, che poi rinviene contro Requena, buca
non del tutto l'anticipo Mlina, perché tocca il pallone, la palla esce, rimessa in attacco per Ozinuovi. Veramente con il teletrasporto era a metà campo praticamente Marco Kmlinar, e un secondo dopo era sulla riga di fondo. Bravissimo, veramente, veramente un ottimo lavoro difensivo. 9 secondi sul cronometro dei 24 per Orzi. Panni in palleggio, piccolo alto parato da Requena. Panni, il passaggio sì per Requena, però scadono i 24, palla persa per Ozinuovi. Panni sta cercando, come Hackett, per citare un paragone di alto livello, dopo un pick and roll di tenere dietro di sé il difensore, però non riesce mai a lucrare del tutto sul vantaggio che si crea. Minimo vantaggio. Sì. È anche vero che Udine sta giocando molto meglio rispetto al primo quarto. La difesa sui pick and roll, gli show aggressivi vengono aiutati dagli aiuti dei compagni di squadra, e i roll interni dei lunghi di Ozinuovi non portano quei vantaggi che portavano all'inizio. Longobardi si palleggia sul piede, la palla esce, rimessa Gessea. 1 minuto 41 secondi alla fine del secondo quarto, Gessea 35, Ozinuovi 32. I primi 10 minuti si sono giocati agli 80 punti e vedevano avanti Ozinuovi. Adesso si gioca tra i 60 e i 70 e vediamo che Udine va avanti. Un po' per tornare al discorso d'inizio partita. Airball per Anello, vediamo se rientra Andrea Piazza. No, rientra dall'altra parte Bedetti al posto di Longobardi. No, al posto di Mazzucchelli. Cambio per Ozinuovi, esce Mazzucchelli che ha giocato un paio di minuti per far rientrare Bedetti. Io avrei dato un po' di riposo a Panni, che secondo me non sta incidendo come dovrebbe. Attacco per Ozinuovi quando mancano 80 secondi alla fine del primo tempo. Entrambe le squadre hanno già esaurito il bonus, il fallo da dietro di Mlinar, e quindi Requena andrà in netta con due tiri liberi. Sì, molto bravo Requena a tenere la posizione e a scavare questi due tiri liberi. Timeout richiesto da coach Corpacci quando mancano 1 minuto e 16 secondi alla fine del secondo quarto. Non vi diamo i tabellini aggiornati adesso, vi diamo dopo. Vai coach. No, niente, sono curioso di vedere come organizzerà questo minuto e 16 alla fine Luca Corpacci, che forse vuole mettere un po' di ordine al suo attacco, che non sta concretizzando il grande lavoro fatto dalla difesa, e questo è un peccato perché come nel primo tempo ho detto che forse Udine poteva ringraziare di essere solo sotto di 10, penso che adesso, visto il lavoro fatto nella propria metà campo, potrebbe comodamente essere avanti di una decina di punti, perché ha sprecato diverse buone opportunità, ha fermato l'attacco di Ozinuovi ma non ha saputo costruire un vantaggio importante. Ma comunque complimenti a coach Corpacci e ai suoi uomini, che hanno giocato un secondo quarto di altissimo livello e sono rientrati in partita come doveva essere, anche come la sfida imponeva. Due tiri liberi per Requena sul meno 3 per Ozinuovi, mentre pronto David Paunovic, che è l'ex di turno, per sostituire il suo compagno di squadra nel caso cui dovesse segnare il secondo tiro libero rispetto al primo che l'ha sbagliato. Ancora Requena a cronometro fermo, fa 1 su 2, porta Orzi sul meno 2. Cambio tattico quindi per coach Egli Antonio, no? Per non far sprecare falli inutili a Requena. Vedremo come si comporterà il giovane Paunovic contro i suoi ex compagni di squadra. Zampoli interrompe il palleggio, Poltroneri contro lo stesso Paunovic, appena entrato Poltroneri, palleggia questo tiro, Davide Poltroneri! Ottimo palleggio questo tiro di Davide Poltroneri, ma adesso subito Ozinuovi che scappa in attacco, non deve lasciar correre i giocatori in blu la GSA. Ferrarese per Paunovic, che forse commette frazioni di passi cambiando piede perno. Secondo te coach al volo? No, ha fatto una cosa brutta ma non irregolare. L'ha fatto vedere malissimo, come si suol dire. L'ultimo tocco, un giocatore in maglia bianca, rimessa in attacco per Ozinuovi. Non si sblocca dai tre punti Ferrarese, che penso che sia 0 su 3, 0 su 4. E le sue triple sicuramente mancano in questo secondo quarto alla Gaga Milano. Forse una l'ha messa, dopo staremo a vedere. Meglio che stia silente. Sì, anch'io devo stare zitto. Io devo stare zitto, che non è in brocco una. 7 secondi sul chilometro dei 24 per Orzi. Però Mlinar spreca una penalità inutile
e permetterà a Pani di andare in lunetta con due tiri liberi. E Lina era un giocatore molto aggressivo sui pick and roll e questo porta tanti vantaggi, ma ogni tanto lo costringe a sprecare questi falli che, soprattutto quando la sua squadra è in bonus, regalano delle facili conclusioni della lunetta alla squadra avversaria. Panni segna il primo, rompe un po' l'incantesimo forse di Orzi. Sì, penso che lui sia un giocatore dalle altissime percentuali della linea della carità, quindi dubito faccia Cileca come qualche suo compagno. Ancora Panni fa 2 su 2, 37 GSA, 35 Orzi nuovi, 30 secondi alla fine del primo tempo. Peppanello in palleggio, gli porta un piccolo alto Mlinar, il bomber di Vicaro spazio da tre punti, non va. Mlinar lotta al rimbalzo, tocca il pallone, poi va per le terre, rimessa per Orzi nuovi con 17 secondi e 8 decimi sul cronometro. Coach Di Antonio, giustamente e saggiamente, chiama time out. Sì, buon tiro a tre punti di Vicaro, aperto, con spazio, con ritmo. Peccato che non sia entrata dentro, e adesso Udine dovrà tenere questi ultimi 17 secondi in difesa per non subire canestro, perché merita di chiudere avanti il primo tempo, e così dovrà essere. Diamo un aggiornamento per quanto concerne la Serie C. A Corno è sempre avanti Montebelluna, che le domani sul manubrio, a 8 secondi alla fine del primo tempo. Caligaris 37, Montebelluna 46. Ci vuole una bella registrata in difesa anche nella vicina Corno di Rosazzo, perché sicuramente Montebelluna, pur non essendo in una posizione di classifica di vertice, è una squadra che ha tanti giocatori di qualità e con punti nelle mani, ma questo lo sa benissimo anche Luca Cittadini, che è un esperto della categoria. Montebelluna che ha perso solamente di 2 con San Vendemiano nel turno precedente, San Vendemiano che è quarta in classifica. Rimessa per Orzi nuovi con 17 secondi e 8 decimi sul cronometro. Lo ricordiamo, GSA avanti per adesso 37-35. Difesa allungata per Udine, che non deve sprecare falli come nelle ultime azioni per regalare tiri liberi agli avversari. Zampoli contro Panni, 10 secondi alla fine, lo show difensivo di Mattias Principe, Longobardi, frazione di passo in partenza, sì, rimessa per la GSA. Cambio tattico di Egli Antonio, intanto imbufalito, ha fatto volare la lavagnetta dietro la propria panchina, un gesto di stizza. Cambio tattico, appunto, Principe che ha fatto un ottimo lavoro in difesa, quello che gli aveva chiesto il suo coach, e adesso lascia spazio a Piloti che si mette in un angolo per pescare eventualmente la tripla. 3 secondi alla fine, Peppanello deve andare, Peppanello fino a capolinea, Peppanello lo scadere, Peppanello! E la GSA va a riposo più 4, 39-35. Questo canestro lo voleva anche per cancellare la sciagurata azione in precedenza quando ha sfondato. Sì, sicuramente è stato molto intelligente, perché è andato sul lato di Piloti, giocatore che logicamente marca il pilo, non si stacca, e è andato a trovare un buon canestro sul contatto a sinistra, usando la tabella. Veramente un bel canestro da parte di Pepe Anello, che consegna il più 4 alla sua squadra, che meritatamente è in vantaggio. Vediamo i tabellini aggiornati alla fine del primo tempo per la GSA: Zacchetti 7, Zampoli 5, Di Vicaro 7, Poltroneri 7, Anello 3, Mlinar 2 e Piloti 8. Per Orzi nuovi invece Mazzucchelli 1, Ferrarese 3, Bedetti 10, Requena 5, Bei 6, Panni 4 e Longobardi 6. Ferrarese per adesso 1 su 7 da 3 punti. Ci sentiamo fra circa 13 minuti per il secondo tempo di GSA Orzi nuovi in diretta in esclusiva su fvgsportchannel.com. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi, oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto, e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto.
Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e a Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Ben ritrovati dalla Palasport di Via Perusini, ci vede il Friuli da Max Fontanini, coach Andrea Mura e anche Rico Tomat, che non abbiamo salutato, ma è chi permette ai nostri amici a casa di poter vedere la partita. Si è concluso il primo tempo su punteggio di 39-35 in favore della GSA. Lo ripetiamo, è il big match della 12ª giornata d'andata in Serie B tra Udine e Orzi Nuovi. Si affrontano Orzi Nuovi con una delle quattro capolista contro la GSA, che è una delle tre seconde della classe. Coach Mura, che primo tempo è stato, se dovessi sintetizzarlo? Due partite in una, perché il primo tempo completamente a favore di Orzi Nuovi, con Udine molto passiva in difesa, un po' rinunciataria in attacco, si è fidata solamente al tiro da tre, e poi un secondo tempo è veramente tutto bianco-nero, con Udine che ha stretto le mani in difesa e ha recuperato il gap e si è portato avanti di quattro lunghezze. Quintetto in campo per Udine: Piazza, Zampolli, Di Vicaro, Poltroneri e Mlinar. Per Orzi Nuovi invece Ferrarese, Panni, Bedetti, Requena e Becca. Convertito il meno due, nuovo per Orzi Nuovi.
Sì, bravissimo Michele Bey a recuperare la palla dopo un errore ravvicinato, e Orzinuovi ancora a zona. Zampolli, il pareggio, resta il tiro, solo Cotone per, è sempre magia, Johnny Zampolli. Buon movimento di palla di Udine e ottimo pareggio, questo tiro di Zampolli. Vedo comunque un Udine molto più aggressiva, che sta ripercorrendo un po' il gioco fatto nel secondo tempo. Mlinar ci mette la mano mentre stava recuperando contro il suo diretto avversario sul passaggio destinato da Panni a Bey. 11 secondi su 24 per Orzinuovi, rimessa in attacco. Panni riceve la rimessa, fa carambolare Zampolli, il pallone addosso al giocatore della Florida Pordenone, rimessa a Gessea. Sì, ancora una buona difesa di Udine, che adesso dovrà fare canestro per poter allungare, per poter andare in striscia, per poter prendere il controllo della partita. Difesa sempre a zona per Orzinuovi, Poltroneri fa viaggiare il pallone verso Zampolli, Di Vicaro sul lato debole, non riceve, Poltroneri va con iniziativa personale cadendo all'indietro, caduto dal primo ferro, Davide Poltroneri, Udine massimo vantaggio, più 6, 43-37. Ottimo canestro da quella sua mano fatata, veramente bravissimo Davide Poltroneri, senza ritmo, con un canestro in svitamento andando all'indietro, veramente molto bravo. Beh, contro lo stesso Poltroneri, sbaglia la conclusione, il tap out favorisce Andrea Piazza, che non fa viaggiare il pallone verso Di Vicaro, l'architetto ora per Zampolli. Udine gioca contro la difesa schierata, Zampolli nell'angolo per Poltroneri, che ha fiducia, non si prende la tripla, si prende la linea di fondo, lo scarico per Mlinar e Udine va più 8. Coach Di Antonio chiama time out. C'è una faccia diversa nella GSA, però questa faccia deve essere mantenuta da qui fino alla fine. Se possibile Udine sta giocando in questo primo minuto e 45 del terzo quarto ancora meglio che nel secondo, perché il buon lavoro difensivo si sta anche concretizzando in attacco, sugli scudi Davide Poltroneri, un canestro, un assist, veramente, veramente molto bravo. Udine deve continuare così, perché sicuramente ci saranno le reazioni di Orzinuovi, che se torna a giocare col ritmo che ha avuto nel primo quarto può mettere davvero in difficoltà la GSA, ecco. Non deve calare la concentrazione da parte dei ragazzi di Coccio e Luca Corpacci. Questo poco ma sicuro, intanto Di Antonio sta usando tutto il time out nei confronti di Panni per cercare di spronarlo, no? A fare meglio. L'hai visto? Sì. Ho cercato di seguire tutto. Sì, sì, non sì, il labiale, sì, ma anche il volume di Antonio, visto che siamo a pochi metri di distanza. Sicuramente, ecco, Panni è un giocatore molto importante, che può dare punti in attacco, che può dare ritmo, che può dare difesa, e probabilmente da lui sicuramente Di Antonio vuole di più. 8 minuti, 10 secondi alla fine del terzo quarto, il possesso per Orzi, va per terra Poltroneri, Bedetti, lo scarico per Bey, si prende il tiro da mezzo angolo, Bey solo Cotone, molto bravo Bey perché si sta rendendo protagonista anche in una squadra di prima fascia dopo averlo fatto l'altro anno a Spilimbergo, ultima in classifica. Sì, sì, molto bravo, anche perché alterna il gioco dentro al tiro, brutta palla persa adesso di Andrea Piazza, che da mezzo metro deve tirare come gli indica in maniera eloquente anche Luca Corpacci. Per adesso il time out ha favorito i Lombardi, no? Che sono usciti dal minuto di sospensione con un altro spirito. Bedetti in penetrazione contro Mlinar, sbaglia la conclusione, rimbalza per Poltroneri, Zampolli tiene ritmo alto contro Panic, il fallo della difesa, bisogna cercare, no? Di andare un po' più spesso in contropiede anche per far commettere dei falli tattici ai bresciani, secondo me è la mia disamina. Sì, 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 sicuramente, perché quando si difende bene poi si costringono gli avversari a palle perse, a brutti tiri, e allora bisogna alzare il ritmo dell'attacco, ecco. Zampolli linea di fondo contro Bedetti, lo scarico per Poltroneri, non si prende la tripla, uno contro uno contro Bey, in allontanamento Davide Poltroneri, non va, poi Mlinar, che tapin, è salito non al terzo piano, al quarto. Sì, bravissimo, bravissimo Marco Mlinar a prendere il tempo e a salire in cielo per questo tapin delicato che ha messo altri due punti in saccoccia per Udine. Nuovo più 8 per la GSA, che diventa più 6 perché Bey è on fire, ne mette altri due, 47-41 quando mancano 6 minuti e 57 secondi alla fine del terzo quarto. Altro ottimo piazzato per Michele Bey, che punisce l'aiuto profondo di Marco Mlinar. Zampolli contro Requena, 8 secondi su 24, Zampolli da 3 punti, primo ferro, Poltroneri recupera un rimbalzo in attacco e Udine gioca
schierato, è pronto Piloti sul cubo dei cambi, forse per sostituire Johnny Zampolli. Di Vicaro non ha il pertugio, stanno per scadere 24, Di Vicaro a tre punti, primo Fer, rimbalza per la difesa. Panni fa viaggiare il pallone verso Bedetti che tiene il controllo del corpo, chiama time out, coach Corpaci, e Orzi Nuovi è a più 4, 47-43 quando mancano 6 minuti e 23 secondi alla fine della terza frazione. La difesa zona di Orzi Nuovi è soporifera per l'attacco di Udine, quando la palla si ferma poi è difficile perché ti vengono concessi solamente tiri da fuori e se li segni hai ragione, ma se sbagli poi ti esponi anche a questi canestri facili in contropiede sono un po' sorpreso dal time out di Ele Antonio, che si è seduto con i suoi ragazzi, probabilmente è soddisfatto di quello che stanno facendo e ha capito che hanno recepito i suoi dettami nel minuto di interruzione precedente. Comunque, tornando a Udine, veramente il problema è un po' non accontentarsi del tiro da fuori in attacco, perché Orzi Nuovi chiude molto bene l'area e ti sfida a tirare, e questo non deve succedere perché Udine ha tante armi, non solo il tiro da tre punti, e quindi le deve sfruttare. Doppio cambio per la GSA, fuori Poltroneri e Melinar, dentro Piloti e Zacchetti. Questa è la scelta di coach Corpaci. Sì, che ha cambiato il tandem di lunghi, adesso vedremo cosa faranno Piloti e Zacchetti, che devono dare. Zacchetti gioco interno e Piloti deve castigare gli aiuti della riga a tre punti. Attacco per la GSA, Andrea Piazza per Piloti, Jonathan Zampolli, un quarto di campo a disposizione, non lo sfrutta, la palla circola sul perimetro per Udine, ora si rimette un po' sbasso per Piloti contro Bay, padre Pilo tiene contatto, c'è il fallo, sì, due tiri liberi per Andrea Piloti, una giocata d'esperienza. Questa è proprio tecnicamente una giocata di esperienza, perché non aveva dove andare, si era un po' incastrato contro la buona difesa di Michele Bay, ma con astuzia ha portato a casa due tiri liberi veramente importanti. Ammonizione per il tecnico ospite Gli Antonio, che la prossima protesta sarà punito con un fallo tecnico. Intanto Piloti segna il primo dei due tiri liberi, altra chance per lui, padre Pilo fa 2 su 2, Udine 49, Orzi Nuovi 43, 6 minuti, 5 secondi alla fine del terzo quarto. Sì, due punti importantissimi di Piloti quando Udine aveva bisogno di fare canestro, di muovere il tabellone. Adesso vedremo come reggerà la difesa di Udine contro l'attacco veloce di Orzi Nuovi. Zampolli non riesce a recuperare il pallone, Panni va verso Ferrarese, su quale c'è Andrea Piazza, 5 secondi su 24, Gioia Zacchetti, lo show difensivo, Panni da casa sua, la stoppata fallosa di Di Vicaro contro Panni. 3 tiri liberi quindi per Panni. Sì, l'arbitro era più vicino, a me non sembrava proprio fallo questo, ma sicuramente mi sbaglierò, ecco, e Panni porta a casa 3 tiri liberi. 5 minuti, 43 secondi alla fine del terzo periodo, è pronto Longobardi sulla sede dei cambi per Orzi Nuovi. Panni, prima chance per lui, lo mette, ne avrà altre due a sua disposizione. Ancora l'ex giocatore di Pordenone segna anche il secondo. L'abbiamo già detto, è infallibile da linea della carità. Sì, è veramente un ottimo giocatore Panni. Oggi non è ancora entrato pienamente in partita, ma comunque il suo lo fa sempre, se non altro realizzando con costanza i tiri liberi. Quintetto alto adesso per Orzi Nuovi, che gioca con Longobardi da numero 3, Bedetti da 2 e Panni come playmaker. Alla prossima pausa daremo gli aggiornamenti anche su quanto succede sugli altri campi, negli altri tre anticipi di categoria. Zampolli perde la maniglia, recupera per Bedetti, va dall'altra parte Orzi Nuovi in contropiede, Panni palleggia il sito da tre punti, tiro Sbilenco non va, primo ferro, la palla esce, rimessa GSA. 5 minuti 20 secondi alla fine del terzo quarto, GSA 49, Orzi Nuovi 46, mentre Ferrarese è appunto uscito, come hai detto tu prima, è entrato Longobardi, è per un quintetto più alto per Orzi Nuovi. Attacco per sì, Balcoci. Che ha difeso molto bene questa matchup, e adesso entreranno Anello e Poltroneri per Di Vicaro da tre punti, va il bomber Vincenzo Di Vicaro con la sua classica tripla ignorante. Sì, tripla ignorante di Di Vicaro, canestro
Canestro importante anche perché arriva dopo l'errore di Panni a tre punti che poteva portare Orzinuovi a meno uno. Adesso grande difesa di Udine che recupera la palla e può correre. Vediamo Zampoli in transizione. Zampoglia aspetta l'arrivo dei rinforzi, Piloti per Gio Zacchetti, nel quadrare la colata, Joel Zacchetti, e Udine ritorna al massimo vantaggio di più 8, 54 a 46. Un po' quello che dicevamo prima, buona difesa, transizione veloce e canestro facile, e Anello e poi Troneri che si accomoda in panchina. Grandissima stoppata di Zacchetti, ancora corre Udine. Piloti per Andrea Piazza nell'angolo, Jonathan Zampoli da tre punti, è sempre magia! Jonathan Zampoli, massimo vantaggio udinese, più 11 quando mancano 4 minuti alla fine del terzo quarto. Udine sta un po' spaccando la partita, deve continuare a difendere così forte e deve spingere in attacco per non lasciare la tradizione difensiva a Orzinuovi, che trova un buon canestro con Bedetti abbastanza sfidato in questo palleggio del suo tiro, giustamente, anche perché è più un attaccante da penetrazione che non da palleggio del suo tiro, però lui punisce. Segna Bedetti, poi altro rimbalzo per Udine, Piazza a tre punti, scheggia il ferro, la palla esce, rimesso Orzinuovi. Peccato, il tiro ci stava, gli è mancata la spinta l'architetto. Sì, veramente un tiro che ci stava a pieno. Peccato per Andrea, perché poteva mettere un altro tassello importante. Esce, ma penso che Luca Corpacci è soddisfatto del lavoro fatto dal suo playmaker in questi minuti del terzo quarto. È entrato Pepanello al suo posto, Panni, lo scarico per Bay da tre punti, non va a rimbalzo, è per Orzinuovi, però Panni non si prende la tripla, va in mezza penetrazione, lo scarico per Bay, tutto regolare per gli arbitri, poi bene, converte altri due per il 57-50 quando mancano 3 minuti alla fine del terzo periodo. Orzinuovi non molla, è sempre lì. Di Vicaro verso Pepanello, la palla arriva nelle mani di Zampoli che cerca di attaccare uno contro uno Bedetti, rifornimento post basso è per Zacchetti contro Longobardi, si stacca Bedetti, poi Zacchetti per Di Vicaro da tre punti, il bomber Vincenzo Di Vicaro, gli è uscita la palla di mano in un nanosecondo, veramente bravissimo Di Vicaro, perché non aveva né spazio né tempo per prendersi questo tiro, invece ha fatto tre punti. Dall'altra parte, beh, con tanta fiducia, però stavolta arriva l'errore. Udine abbassa il ritmo quando mancano 2 minuti e 27 secondi alla fine del terzo periodo. Palla in mano, più 10 per la GSA. Piloti per Di Vicaro, non si prende la tripla, va in penetrazione. Lo scarico però per Bedetti. Uno contro uno per Bedetti contro Pepanello. Bedetti segna, subisce il fallo. E Andrea Unetta col tiro libero supplementare. In questo caso il playmaker in campo è il giocatore più intelligente. Bisogna andare a far fallo mentre sta palleggiando l'attaccante. Sì, più che altro se no lo lascia andare. Aveva difeso anche bene Anello, si è ingolosito perché Bedetti gli ha messo la palla davanti alla faccia e ha messo le mani per prendere il pallone, bastava tenere le mani alte e forse non avrebbe commesso il fallo. Peccato per la palla persa di Di Vicaro, che è andato in penetrazione sullo scarico, ha trovato un giocatore in azzurro piuttosto che uno in bianco e ha concesso questo contropiede facile agli avversari. 5 punti, rapida successione per Bedetti, se non vado errato. Comunque sì, ce ne sono 5 negli ultimi 7 di Orzinuovi. C'è il fallo di Ferrarese. E rimessa in attacco per la GSA. Scusa, coach. No, Ferrarese che è entrato per Panni, che è uscito. Panni un po' così sottotono oggi. E allora Eliantono si riaffida al suo giocatore più importante. Anche per provare a rimetterlo in partita, perché Orzinuovi è a meno 7. E ha dimostrato di crederci sempre, di rimanere sempre lì, e quindi prova a giocare tutte le sue carte. Lo scarico da Zampoli a Zacchetti, che si allontana dal ferro, sbaglia la conclusione. Gela, anziché fare un movimento verso il centro, deve andare verso il fondo. Sì, ha usato la mano destra piuttosto che la mano sinistra. Errore di lettura, ma grande intervento difensivo di Joel ed è di Piloti, e Udine può correre di nuovo. Udine va per le terre in difesa, Piloti in transizione da tre punti, padre Pilo, e c'è anche il fallo della difesa, il fallo di Requena, storie tese tra i due, rimessa in attacco per la GSA. Sì, momento chiave della partita, tripla di Piloti per i più 10 e Udine può sfruttare ancora un extra possesso, anche se non capisco cosa hanno chiamato gli arbitri. È andato per le terre Zacchetti, il tiro dovrebbe essere fallo o di tutti e due o della difesa, vediamo.
a colloquio con uno dei due arbitri. Entrambi gli allenatori. Stessa ammonizione per entrambi, come è successo anche nel derby di Pordenone per Corpaci e Ciocca. Il fallo di chi è? Il fallo della difesa. No, il fallo entrambi. Fallo temo di nessuno. Non vediamo ho visto un po'. Palletta alzarsi. Però gli arbitri avevano fischiato qualcosa, avevano solamente interrotto il gioco. Forse avevano solo interrotto il gioco quando hanno visto Zacchetti a terra. Esce intanto Michele Beiet, rientra Panni, torna con Quintetto con tre piccoli, Eli Antonio. Rimessa in attacco per la gestione, si è fallo della difesa. Sì, ma l'avevo visto giusto. Un po' di confusione, penso che Cerebuk avrà da scrivere, perché non è stato proprio il momento lineare dell'arbitraggio. Problema di mimica, no? Sì. Rimessa per Udine dunque, Anello per Mlinar, in punta Piloti, altro giro, altra corsa, non va Zampolli, sarà piano superiore, però è molto più bravo di lui Requena nel recuperare il rimbalzo. Un minuto 28 secondi alla fine del terzo quarto, c'è fallo della difesa, terzo fallo di squadra per la GSA. È la prima volta che è stato sanzionato un fallo al difensore sul portatore di palla. Sì. Possesso per Orzi, Ferrarese verso Bedetti, Requena da tre punti, la mette. Canestro importante di Requena, che fino adesso si è visto abbastanza poco in questa partita, però è un giocatore importante e non bisogna mai dimenticarsi di lui. Poltroneri contro Bedetti, non va con il passaggio verso Piloti che va tagliato in backdoor, c'è un mismatch, Piloti contro Ferrarese che non riceve, Peppanello deve andare, 8 secondi alla fine, 24, Peppanello da 3 punti, non va Mlinar, recupera rimbalzo, si protegge con il ferro, ritrova il pallone tra le mani, sbaglia la conclusione, possesso per Orzi. Sì, Mlinar ha avuto un regalo da parte degli arbitri perché aveva fatto un'infrazione di passi, ma poi ha sbagliato un facile canestro purtroppo, e quindi Udine è sempre lì a più 7. Adesso più 5 con un altro canestro di Orzi Nuovi della media distanza. La GSA non riesce ad uccidere la partita per in questo momento, diciamo così. Più 5 per Udine, 63-58 quando mancano 24 secondi alla fine del terzo quarto. Peppanello circumnaviga l'area, lo scarico per Poltroneri da tre punti, Davide Poltroneri, e Udine ritorna a più 8, 66-58. Udine potrebbe fare un fallo di squadra per impedire a Zinovi di andare al ferro. 7 secondi alla fine del terzo quarto, Panni palla in mano, 4-3, Panni allo scadere da tre punti, la mette anche lui. Panni ha segnato la tripla con cui riporta Zinovi a meno 5 alla fine del terzo quarto. È già la seconda volta che, pur non essendo in bonus e avendo falli da spendere, Udine non commette fallo all'ultima azione del quarto. C'era già successo alla fine del primo quarto. Spero non sia una tripla cara questa, perché Panni non era ancora entrato in ritmo. Questo canestro anche difficile sicuramente lo gaserà, ma soprattutto gaserà la sua squadra, che si era trovata a meno 10 e si trova a meno 5 con una buona inerzia, e capisce che Udine sì è forte, ma la partita è ancora completamente aperta. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Dor 2000.
Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e i due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Per Udine, Zacchetti 9, Zampolli 10, Di Vicaro 13, Poltroneri 12, Anello 3, Minar 6 e Pilotti 13. Per Ozi 9 invece, Mazzucchelli 1, Frarese 3, Bedetti 17, Requena 8, Bei 14, Panni 10 e Longobardi 8. Importanti saranno i primi minuti del quarto quarto. Udine deve tornare a giocare una difesa aggressiva e a muovere la palla in attacco per trovare o il tiro da fuori o delle buone penetrazioni. E non deve soprattutto concedere a Orzinuovi la possibilità di rientrare, perché Orzinuovi è una squadra che vive molto sul tiro da fuori, che vive molto sull'entusiasmo, una squadra che ha tanti punti nelle mani, e quindi se hai la possibilità di giocare, di sparare, è una squadra veramente molto molto pericolosa. Quintetti sul rettangolo di gioco per Udine, Anello, Piazza, Pilotti, Mlina e Poltroneri, mentre sbaglia la tripla l'architetto. Per Ozinovi invece Ferrarese, Bedetti, Panni, Longobardi e Requena. Bedetti uno contro uno contro Poltroneri, che scivola bene. Bedetti perde la maniglia, Mlina va per terra. Il possesso è per Udine, no, c'è una palla a due, legge truffa del possesso terrenato. Premio Ozinovi, che avrà una rimessa in attacco quando mancano 9 minuti e 33 secondi alla fine del match. Meno 5 per Orzi, 66-61. Buona difesa di Udine, che però non è riuscita a recuperare la palla e adesso dovrà ancora stringere le maglie, perché Ordinuovi avrà 11 secondi per andare a canestro. Abbiamo visto Poltroneri indietreggiare per non subire la penetrazione del più veloce, del più atletico Bedetti, concedendo qualcosina magari a un palleggio del suo tiro. Questa volta Bedetti non se l'è preso, è andato fino in fondo, forse anche forzando un po' troppo il palleggio e non riuscendo a trovare una soluzione buona e favorevole. Possesso per Ordinuovi, 9 secondi sui 24 e Requena spazio da 3 punti, la direttrice corretta, però arriva l'errore in questo caso. Pilotti strappa il pallone, possesso GSA. Peppanello in palleggio, si prende lato sinistro, ancora circonnaviga l'area, la palla viene toccata con il piede, non secondo gli arbitri, da parte di un giocatore di Ordinuovi. Rimessa in attacco per la GSA con 15 secondi su cronometro dei 24. Buona penetrazione di Anello, che però non ha trovato linee di scarico e ha pescato solamente una rimessa dal fondo. Peppanello per Andrea Piazza, poi Poltroneri uno contro Longobardi, non c'è il fallo. Davide Portenelli sbaglia la conclusione, c'è il fallo di Mlinar al rimbalzo. Rimessa per Ordinuovi. Sì, un tiro difficile di Poltroneri,
Nina poi è stato costretto a fare fallo provando a prendere in bacio l'attacco. Udine adesso va di nuovo a stringere in difesa per non subire canestro, perché Orzi Nuovi è sempre lì. Fuori Requena, dentro Bay per Ragaga Milano, quando mancano 9 minuti alla fine della partita, il punteggio è sempre variato, GSA 66, Orzi Nuovi 61, mentre pronto sulla sedia dei cambi Joel Zacchetti, Ferrarese in palleggio, va via Mlinar che si accoppia contro Bay, il quale porta un altro piccolo alto a Ferrarese, da 3 punti Ferrarese, sbaglia un'altra tripla, primo ferro, poi l'ultimo tocco di Longobardi, rimessa GSA. Sì, altra tripla presa da Ferrarese che non la mette, vediamo comunque. Orzi Nuovi cerca sempre di sfruttare i pick and roll di Bay per creare un vantaggio o sul tiratore, sul giocatore che sfrutta i pick and roll, o sul bloccante che rolla velocemente a canestro. Adesso vediamo Zacchetti se avrà un impatto importante come è stato nel terzo quarto. Attacco per Udine, anello verso Piloti che si ritrova contro Panni, padre Piloco, semigancio destro, un canestro di una classe incredibile. Bravissimo a segnare e ancora prima bravo a capire il vantaggio contro Panni e a sfruttarlo in post alto, veramente un bellissimo canestro da parte di Piloti. Ferrarese in palleggio, si prende un'altra tripla, Ferrarese stavolta la mette, 68 GSA. 64 Orzi Nuovi, 8 minuti, 9 secondi alla fine della partita. Prima o dopo doveva metterla e adesso bisogna stare attenti, perché Ferrarese è un giocatore che può accendersi e può essere veramente pericoloso. Piloti, non è valido il tiro, ci sarà una rimessa in attacco per la GSA. È pronto sulla sede dei cambi Longobardi per Orzi, sostituirà Mazzucchelli. Dall'altra parte fuori anello e rientra Di Vicaro. Quintetto piccolissimo per Orzi Nuovi, con Ferrarese, Mazzucchelli, Panni Mazzucchelli è uscito per... Adesso è tornato appunto gli Antonio con... Quintetto normale. Con Longobardi in campo, tanto c'è il fallo a metà campo di Piazza, secondo fallo di squadra per la GSA, quando mancano 7 minuti e 50 secondi alla fine del match. Sì, pensavo a un quintetto più basso per Eli Antonio, per provare a giocare ancora di più i mismatch di uno contro uno, invece è andato con un quintetto più tradizionale. In questo momento sarà fondamentale tenere Ferrarese per non farlo entrare in partita, e dall'altra parte cercare di sfruttare il gioco in post alto di Piloti, che sta sfruttando bene il mismatch contro Panni, che è il giocatore che lo prende sulla zona. E lì Piloti tiene bene la posizione e può giocare sia in avvicinamento sia sfruttando il suo tiro dalla media e lunga distanza. Possesso per Orzi Nuovi, Ferrarese contro Andrea Piazza, ancora Ferrarese in palleggio, gli porta un altro piccolo alto Bay, che parola verso canestro, trova il controllo del corpo e riporta i suoi a meno 2, 68 a 66 quando mancano 7 minuti e 30 secondi alla fine. Partita apertissima. Ancora questo pick and roll tra Ferrarese e Bay che sta creando grossi problemi, e ancora Piloti che ci mette il suo zampino. Quarto fallo in teoria di Michele Bay contro Andrea Piloti, che andrà un'età con due terribili. No, rimessa in attacco. Era in terzo tempo. Anche a me sembrava in terzo tempo. Resta comunque il fatto che Michele Bay ha commesso il suo quarto fallo ed è una situazione critica per Orzi Nuovi. Di Vicaro, rimessa in campo per Zacchetti, Piloti ribaltato verso Davide Poltroneri, riceve Zacchetti in post basso contro Bay che ha quattro falli. Zacchetti va per terra, ritrova il controllo del pallone Poltroneri, cadendo lì dietro, spara la conclusione, poi arriva Zacchetti in tap-in, bel canestro del capitano della GSA. Sì, canestro di voglia di Udine, non costruito benissimo, Zacchetti non ha sfruttato il fatto di poter attaccare un giocatore con quattro falli, però per fortuna poi ci ha messo lo zampino. Canestro fondamentale, grande recupero di Vicaro. Di Vicaro in palleggio, va in penetrazione, c'è il fallo, c'è il canestro, gioco potenziale da 3 punti, il bomber Vincenzo Di Vicaro. Bravo a recuperare la palla, bravo a gestire la transizione, bravo a prendere fallo e canestro. Gioco importante per Di Vicaro, che riporta a più 6 e speriamo a più 7
la GSA. Quando Udine difende, non si fa battere uno contro uno, non concede vantaggi sui pick and roll, poi rimane sulle linee di passaggio. Abbiamo visto diversi intercetti sugli scarichi oggi per la squadra di Luca Corpacci, e poi queste palle recuperate si trasformano sempre in qualcosa di buono. Di Vicaro completa il 2 più 1 con cui Udine va a più 7, 73-66, quando mancano 6 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Ferrarese palla in mano, gioca Piccolo alto con Bay. Ferrarese interrompe il palleggio. Di Vicaro non riesce a intercettare il pallone destinato a Panni, scivola Di Vicaro, però commette fallo. È il terzo fallo di squadra per la GSA, rimessa in attacco per Orzi. Orzi Nuovi fa una cosa sulla Piccarole e Ferrarese Bay. Sembra banale, però è la cosa che sta portando più frutto, e giustamente i ragazzi di coach di Antonio la stanno giocando con intensità. Panni interrompe il palleggio, poi trova Ferrarese, battezzato da tre punti, la mette. Non lasciamo entrare in partita Ferrarese, perché se ha spazio la mette sempre, quindi stiamo attenti all'esterno lombardo. Poltroneri va in punta verso Andrea Piazza, Di Vicaro in post basso per Piloti contro Bay, deve attaccarlo Piloti, non c'è il fallo, sbaglia, poi Gio Zacchetti recupera il rimbalzo, c'è il fallo della difesa, una fattispecie di Longobardi, due tiri per Gio Zacchetti. Buon attacco in post basso di Piloti, Zacchetti era in posizione, ha preso un ottimo rimbalzo d'attacco e adesso speriamo riesca a concretizzare dalla linea di tiro libero. Udine sta mettendo la palla dentro, sta sfruttando i mismatch che crea la difesa di Orzi Nuovi, e questo è il modo giusto per attaccare. Esaurisce il bonus la formazione ospite mentre Gio Zacchetti sbaglia il primo tiro libero, seconda chance per il capitano della GSA per riportare ipoteticamente a più 5 i suoi. Gio Zacchetti fa 1 su 2, cambio Udine, fuori Zacchetti, rientra Mlinar. Mi sono dimenticato di dire, giornata importante quest'oggi perché in collaborazione con la PU è stato allestito un banchetto a favore di Teleton per la raccolta fondi sulla ricerca delle malattie genetiche. Un banchetto molto frequentato tra primo e secondo tempo, quindi speriamo che si raccolgano fondi per questa importante iniziativa che è Teleton, che ha fatto veramente cose importanti in questi anni. Panni sbaglia la tripla, non ha voluto adottare un extra pass per il suo compagno di squadra, libero nell'angolo. Andrea Piazza aspetta l'arrivo di Mlinar, blocco e riblocco, l'architetto, lo scarico per Marco Mlinar che converte il 76-69. Che bel gioco a due. Sì, forse la miglior giocata della partita di Andrea Piazza, veramente un bellissimo assist. Panni si è espreso questo tiro da tre punti, grande difesa di Piloti che è andata ad aiutare su Bay, le ha portato via la palla di mano e adesso Udine deve spaccare la partita. Piloti in punta, ribalta verso Di Vicaro, non si prende la tripla ignorante perché Longobardi gli mette un po' di pressione addosso, lo scarico un altro per Mlinar, il tiro è rovesciata, non va sfortunato e rimbalza per Bay. Peccato perché avrebbe spaccato del tutto il match. Sì, veramente peccato, bravo anche Mlinar a cercare un canestro, ma adesso si rifà in difesa con un ottimo rimbalzo. Deve fare canestro Udine, deve punire questi errori di Orzi Nuovi, non deve lasciare speranza ai giocatori di coach di Antonio. Piloti da tre punti, padre Pilo, fondamentale, veramente fondamentale. Piloti, un giocatore di un'esperienza, di una classe, di un killer instinct veramente eccellente, grande recupero in difesa, adesso la bomba. È un giocatore che è sempre importante per Udine in questi momenti decisivi delle partite. Sbaglia Panni, sbaglia anche il tapin Bedetti che poi ritrova il pallone tra le mani, tutto regolare. Ferrarese da tre punti la mette, che giocatore, non muore mai Orzi Nuovi. Ferrarese, il suo giocatore chiave, il suo giocatore più importante, la tiene sempre in vita. Ma Udine deve continuare ad attaccare e soprattutto deve continuare ad andare da Andrea Piloti, che è in grandissima forma ed è in ritmo in questo momento. Andrea Piazza per Poltroneri, poi Mlinar contro Bay, Mlinar lo attacca, ancora Mlinar, un altro tiro rovesciato, l'errore, e la palla viene recuperata da Bay. Vediamo se entra Zacchetti, sì, è pronto Joel. Ferrarese battezzato da tre punti, sbaglia e rimbalza per Di Vicaro. Ferrarese avrebbe riaperto la partita. Sì, questa è una del tutto, sì, perché è sempre aperta. No, assolutamente, tripla importantissima, e adesso fallo ingenuo perché Orzi Nuovi è già in bonus e regala due tiri liberi ad Andrea Piazza.
cambia GSA, fuori Mlinar, rientra Zacchetti, dall'altra parte uscirà Longobardi e rientra Requena, no? Vediamo che cosa decide gli Antonio, esce Bay, gravato di 4 falli. Toglie Bay che ha giocato molto bene, mette Requena anche forse per aprire il campo col tiro da 3 punti, vedremo se il lungo di coach Eli Antonio saprà mettere il suo zampino sulla partita. È un giocatore molto importante negli equilibri di Orzi Nuovi, perché dà fisicità, dà atletismo, ma dà anche punti, e lui e Longobardi adesso saranno un bel rebus per Pilotti e Zacchetti. Andrà Piazza, fa 2 su 2, GSA 81, Orzi Nuovi 72, 3 minuti, 33 secondi alla fine della partita. Palla in mano per Orzi, va per terra Andrà Piazza, la viene a palla recuperata da Vincenzo Di Vicaro, che va a deporre l'ovetto, il bomber Vincenzo Di Vicaro. E Di Antonio se la prende con l'arbitro, ma secondo me doveva più essere arrabbiato con Ferrarese, che ha perso una palla veramente importantissima. C'è il fallo della difesa, quindi Orzi avrà a disposizione una rimessa in attacco. Quarto fallo per il bomber, che comunque ha fatto ritoccare ai suoi il massimo vantaggio di più 11. Era già capitato sul 57-46 al 25esimo minuto. Sì, Udine adesso ha veramente in mano la partita, deve cercare di tenere in difesa, perché Orzi Nuovi può riaprirla sempre col suo tiro da fuori, ma Udine la vedo bene, la vedo carica, la vedo con la faccia giusta, e speriamo che i ragazzi di coach Colpacci continuino a giocare bene come stanno facendo. Requena contro Zacchetti, che spende un fallo, Requena sbaglia la conclusione e andrà un'età con 2 tiri liberi, perché comunque la GSA aveva da poco esaurito il bonus. 3 minuti esatti alla fine del match, GSA 83, Orzi Nuovi 72. Sì, Requena ha puntato fronte al canestro, Zacchetti lo ha sbilanciato e poi lo ha costretto a un fallo un po' sfortunato, e adesso può guadagnarsi 2 tiri liberi di fondamentale importanza per la sua squadra. Per fortuna di Udine il primo esce. Requena sbaglia il primo dei 2 tiri liberi, altra chance per lui per riportare a meno 10 Orzi Nuovi. Requena fa 0 su 2, l'ultimo tocco di Longobardi, rimessa GSA. Veramente importante questi due errori, veramente importanti questi due errori di Requena, che potevano tenere viva la speranza di Orzi Nuovi. Adesso si fa veramente veramente dura per i ragazzi di Eli Antonio. Andrà Piazza, gioca 2 con Zacchetti, no, Andrà Piazza si prende la conclusione personale, l'errore, ritrova il pallone tra le mani, c'è il fallo della difesa, 2 tiri liberi per Architetto. Andrea Piazza. Andrea si sta prendendo dei buoni tiri, lo vedo un po' poco convinto sia sulle triple che ha provato nel terzo quarto, sia adesso in questo palleggio resto tiro. Penso che dovrebbe essere un po' più fiducioso nei suoi mezzi, perché le scelte sono giuste. Andrà Piazza sbaglia il primo, altra chance per lui, se dovesse segnare questo tiro libero porterà la GSA al massimo vantaggio di più 12. Ancora l'Architetto, fa 1 su 2, 84 Udine 72 Orzi Nuovi, 2 minuti 45 secondi alla fine. Attacca Panni e va fino in fondo, ma sbaglia. E poi ha calpestato la linea di fondo, quindi palla persa per Orzi Nuovi. Coach, mancano 2 minuti e 36 secondi. La partita è finita? La partita non è mai finita, però diciamo che ha preso una direzione ben precisa, anche perché Orzi Nuovi ha fatto degli errori gratuiti, questa penetrazione di Panni, prima i 2 liberi di Requena. Poltroneri sul ribaltamento di lato, sbaglia la conclusione da 3 punti, ribalza lungo per Andrà Piazza. 2 minuti, 15 secondi alla fine, vai coach. Udine mi sembra più convinta, più determinata, anche negli errori la vediamo più presente. Adesso speriamo di essere buoni profeti. Pilotti per chiudere, non va, rimbalzo per Panni, 2 minuti, 5 secondi alla fine, Panni in palleggio, forse frazione di palming, c'è il fallo della difesa, esce per il quinto fallo personale Vincenzo Di Vicaro. Secondo me l'arbitro non ha visto l'infrazione di palming perché era coperto. Sì, diciamo che ha regalato 2 tiri liberi a Panni, perché non ha, il contatto era assolutamente veniale, non c'era niente. Bravo il giocatore di Orzi Nuovi a pescare questa opportunità,
un po' sfortunato, magari un po' ingenuo di Vicaro, che è andato sul contatto. Panin lunetta con due tiri liberi a 121 secondi alla fine della partita. Panni col primo tiro libero a segno. Intanto la Carigaris sta per finire la partita con il referto più bello, perché sta vincendo 69-62 a 10 secondi dalla fine. Panni qui fa 2 su 2, 84 Udine, 74 Zinuovi. Attacco fondamentale per la GSA, perché se dovesse arrivare un canestro la partita sarebbe in ghiaccio. Invece vediamo come giocheranno i ragazzi di Corpacci. Piloti per Andrea Piazza, 10 secondi allo scadere dei 24 per la GSA. Davide Poltroneri interrompe il palleggio, trova Gianni Zampolli, in entrato Zampolli da 3 punti, primo ferro in ribazzo per Ferrarese, 1 minuto 38 secondi alla fine. Bedetti per sparare l'ultima cartuccia in favore di Orzinuovi, non si prende la conclusione. Panni, l'extra pass per Longobardi da 3 punti, la mette. Udine 84, Orzinuovi 77, 90 secondi alla fine. Non è finita. No, non è finita, perché come dicevamo, Orzinuovi è una squadra che ha tanti punti nelle mani e quindi non bisogna mai lasciarla respirare. Buone penetrazioni adesso di Panni e di Bedetti. Fallo tecnico Coceli Antonio, sì, per la protesta, visto che l'arbitro non ha fiscato infrazione di campo che non poteva esserci, sì, non c'era, perché la palla è stata toccata da un suo giocatore. Non vorrei essere critico con il mio collega, però forse non è stato il momento migliore per prendere un tecnico, anche perché la sua squadra stava difendendo bene, aveva appena segnato una bomba, e adesso concedere un tiro libero e possesso a GSA mi sembra una scelta discutibile. È stata brava Orzinuovi a crederci, la bomba li ha subito ridestati, quasi recupero della difesa poteva portare a qualcosa di meglio, invece questo tecnico dà ancora la possibilità a Udine di mettere la parola fine alla partita. Cerebuca, Reder Guito, forse a parola il tecnico di Orzinuovi, l'allenatore di Orzinuovi. Sì, che ha avuto una reazione un po' troppo veemente per il non fischio assolutamente corretto da parte della coppia arbitrale. Segna Zampolli dalla linea della carità, time out in campo, quindi facciamo un po' di ordine. È finita Cono di Rosazzo, la Caligari sarà in corso per buona parte del match, però poi ha chiuso vincendo per 69-62. Ha vinto chiudendo le maglie in difesa, perché quando ha posto termine alla sparatoria di Montebelluna ha rimesso le cose a posto. Bravo Luca Cittadini, bravo la Caligaris, che meritatamente sta nei piani alti della classifica di una Serie C che è veramente un bellissimo campionato, con ogni anno più competitivo e più qualitativo. Poi quest'anno ci sono anche gli stranieri che rendono ancora più interessante questo torneo. E potremmo aprire un dibattito, visto che in futuro si potranno schierare stranieri in tutte le minori. A me piace moltissimo questa Serie B tutta italiana, non per nazionalismo assolutamente, ma perché penso che in queste serie debbano giocare i nostri giocatori, i giocatori che vengono prodotti dai nostri settori giovanili. E devono essere anche valorizzate le società che fanno questo tipo di lavoro, come la vostra. Sì, questo è sicuramente questo è il nostro merito, me lo prendo con merito, perché una realtà come la nostra, che non ha soldi e deve puntare sui giovani, secondo me è una realtà che fa un lavoro. Poltroneri chiude la partita, la GSA torna alla vittoria, batte una delle quattro capoliste, co-capolista, 88-77, 40 secondi alla fine. Sì, partita in ghiaccio, bravissimo Poltroneri, quasi bravo Pilotti che aveva fatto una rubata, invece l'arbitro lo punisce con un fallo. Bravissimo Davide Poltroneri a chiudere con questa bomba ogni velleità per Orzinuovi. Rispetto alle previsioni di inizio partita, dicevamo che la GSA segnava 72 punti e mezzo di media, la serata ne subiva 65. Le medie si sono alzate da una parte e dall'altra, però ha avuto ragione con Scorpace. Sì, banalmente la partita è andata su binari opposti, nel senso che Orzinuovi, squadra abituata a correre con la zona, ha provato ad addormentare il gioco, e quindi Udine si è trovata costretta a giocare a ritmi più elevati rispetto al suo solito,
e lo ha fatto anche molto bene. Quando l'ha fatto, quindi secondo, terzo e anche quarto quarto, ha portato il gioco a velocità, ha portato i suoi frutti. Fare un attacco adesso di Joe Zacchetti, che sul passaggio consegnato ha fatto un blocco irregolare sull'avversario. Questo blocco ha portato a liberare poi Toneri, che ha fatto canestro, ma il canestro logicamente non è valido. 18 secondi alla fine della partita, Udine 88, Orzinuovi 79, Panni palla in mano, vai penetrazione, perde la maniglia Andrea Piazza, gli scippa, pone tra le mani, 2 contro 1 per Udine, Andrea Piazza va in penetrazione, no, lo scarico per Zampolli, non c'è il fallo, la palla esce, rimessa Orzinuovi. Contropiede gestito male da parte di Udine. Piazza ha visto arrivare Rechegna per la stoppata, ha preferito l'assist a Zampolli, che forse si è trovato un po' impreparato sulla ricezione, e così Udine non ha potuto segnare 2 punti per arrivare a quota 90. Panni da casa sua sbaglia la tripla, la partita finisce qui. La GSA batte Orzinuovi per 88-79. Bagna bene l'esordio a Cividale, non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, circa un migliaio di spettatori ed è un bel risultato. Diamo i tabellini finali per la GSA, ancora un attimino aggiorniamo il sito della Lega Pallacanestro. Non va, eccolo qua, per Udine Piazza 3, Zacchetti 12, Zampolli 11, Di Vicaro 18, Poltroneri 15, Anello 3, Mlinar 8, Pilotti 18, per Orzinuovi invece Mazzucchelli 1, Ferrarese 12, Bedetti 17, Requena 10, Bei 16, Panni 12, Longobardi 11, Coace. L'ultima tua disamina. Come dicevo prima, mi aspettavo, venendo la partita pensavo a una partita diversa, invece Udine è stata brava dopo un inizio complicato a prendere in mano la partita, ad alzare lei il ritmo del gioco in difesa prima di tutto, con la difesa molto aggressiva, e poi anche logicamente in attacco, sfruttando delle buone trasmissioni, gioco in velocità, muovendo bene la palla. Determinanti Di Vicaro sicuramente, ma il mio MVP, se mi permetti Massimo, il mio MVP è Pilotti, veramente un giocatore straordinario per capacità di leggere la partita. Sottoscrivo. Dal Palasport di Via Perusini a Cividale del Friuli è tutto, un saluto e un ringraziamento anche per coach Andrea Mura, Enrico Thomas, da Max Fontanini, e alla prossima.